Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Apriamo con la cronaca. Sono stati fatti tutti brillare i sospetti pacchi bomba trovati questa mattina in varie zone di Pescara e in particolare nei pressi del Tribunale, della sede del Comando Provinciale dell'Arma e del distretto ASL di Via Rieti. Su tutti i pacchi sospetti era attaccato un volantino con minacce nei confronti di un magistrato, il PM Rosangela Di Stefano. Il servizio di Paolo Renzetti. Mattinata di paura a Pescara, dove poco dopo le 8 è scattato l'allarme per la presenza in diverse zone della città di 5 sospetti pacchi bomba rinvenuti in viale Gabriele D'Annunzio nei pressi del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, davanti al Tribunale, nei pressi della Camera di Commercio in via Marco Polo, in via Regina Margherita e nei pressi del distretto ASL di via Rieti. Immediatamente sono stati attivati tutti i protocolli con l'arrivo sul posto di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, artificieri e sanitari del 118. Le zone sono state transennate e inibite al passaggio di auto e pedoni. Successivamente tutti i plichi sospetti sono stati fatti brillare. I pacchi erano delle buste postali imbottite utilizzate per spedizioni e al cui interno sono stati rinvenuti plastilina e fili elettrici, ma nessun ordigno o sostanza pericolosa. Come confermato da fonti investigative, uno dei sospetti pacchi bomba è stato rinvenuto nei pressi del portone dell'abitazione di un magistrato che lavora per la Procura di Pescara. Su tutti i pacchi sospetti era attaccato un volantino con minacce nei confronti del PM. Le forze dell'ordine sono al lavoro su più fronti per risalire ai responsabili. E proprio su questa vicenda dei pacchi rinvenuti stamani a Pescara, i carabinieri del reparto operativo e la squadra mobile della polizia stanno vagliando le immagini delle telecamere posizionate nelle vicinanze di alcuni dei luoghi dove sono stati rinvenuti i plichi sospetti. Proprio la visione di questi filmati potrebbe aiutare gli investigatori a risalire al o ai responsabili dell'accaduto. Dalle immagini si vedrebbe una persona vestita con abito scuro e con mascherina in volto. Gli agenti hanno raccolto anche delle testimonianze, oltre ad aver effettuato delle perquisizioni. Ci sono degli indizi che portano ad una persona che in passato è stata indagata dalle PM menzionato nel volantino ritrovato sui pacchi bomba e dinanzi alla cui abitazione nel centro di Pescara è stato rinvenuto uno dei 5 plichi. Cambiamo pagina. Nelle ultime 24 ore sono 5 nuovi casi di positività al coronavirus nella nostra regione. Non si registrano nuovi decessi. Il servizio. Covid-19 si registrano in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Il totale risulta inferiore di 3 unità, in quanto sono stati sottratti altrettanti casi risultati già in carico ad altra regione. Le 5 nuove positività hanno età compresa tra i 21 e i 67 anni. Salgono così complessivamente a 3.921 i casi di diagnosi di coronavirus registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Il numero di pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2.943 dimessi guariti, più 19 rispetto a ieri, di cui 17 che da sintomatici sono diventati asintomatici e 2.926 che sono risultati negativi in 2 test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 506, meno 17 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 169.023 test. 35 pazienti, più 1 rispetto a ieri, sono ricoverati in terapia non intensiva, 2, invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre altri 469, meno 18 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 524 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 4 rispetto a ieri. Invariati i dati in provincia di Chieti, 929, e provincia di Teramo, 721. 1714 in provincia di Pescara, più 1. 31 fuori regione, anche in questo caso dato invariato, e 2 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza, meno 3 rispetto a ieri. E la Regione Abruzzo si appresta a emanare una ordinanza di tipo restrittivo per alcune attività alla luce del contagio da Covid-19. Il provvedimento riguarda 5 comuni della provincia dell'Aquila: Sulmona, Bugnara, Pettorano sul Gizio, Civitatantino e Lucoli. Lo ha annunciato il Presidente della Regione Marco Marsiglio, che comunque precisa: la situazione è sotto controllo. Vediamo.
Il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito ieri, ha oggi inviato le sue valutazioni al Dipartimento Salute e alla Presidenza, stiamo elaborando e a breve emanderemo un'ordinanza per assumere alcune iniziative più restrittive, rafforzando alcuni presidi come l'utilizzo delle mascherine per tutta la giornata anche negli spazi all'aperto, la chiusura entro un certo orario, entro le ore 20, dei locali come bar che provocano appunto riunioni e assembramenti, il divieto di fare feste sia pubbliche che private, che sono state la fonte di alcuni almeno dei focolai accertati. Per il resto la situazione è comunque sotto controllo, non c'è quindi bisogno di adottare misure ulteriormente restrittive della libertà personale o invocare evocare delle zone rosse, perché non è questa la condizione. Speriamo anzi che con i tanti tamponi che abbiamo fatto in alcuni di questi comuni siamo arrivati a fare tamponi alla generalità della popolazione, almeno in alcune frazioni, e quindi confidiamo nel fatto che i focolai sono stati individuati, tracciati, confinati, seguiti costantemente poi dalle nostre strutture sanitarie anche a domicilio, e che questo possa spegnere questi focolai al più presto e ripristinare la serenità dei luoghi. L'ordinanza coinvolge i comuni di Sulmona, di Bugnara, Pettorano sul Gizio, Civita d'Antino e Lucoli. Sono i comuni che hanno manifestato in questi giorni un indice di contagio, di trasmissione del contagio sufficientemente elevato e preoccupante da meritare appunto l'adozione di misure di contenimento particolari. Cambiamo ancora pagina con l'assessore alle attività produttive della Regione Abruzzo, Mauro Febo. Abbiamo fatto il punto sulle vertenze aperte nella nostra regione. Se per Yokohama e Pilkington ci sono buone notizie, il fronte più preoccupante è quello che riguarda la Beta Fence di Tortoreto. Il servizio di Alfredo Primante. Luci e ombre nelle trattative sulle vertenze aperte in Abruzzo. Se per Yokohama e Pilkington la strada sembra essere piuttosto in discesa, è la situazione della Beta Fence a preoccupare. Per lo stabilimento di Tortoreto, infatti, c'è totale chiusura da parte della proprietà, il fondo di investimento Carlyle, rispetto a possibili soluzioni che evitino la chiusura a fine anno e conseguentemente la perdita dei posti di lavoro, come spiega l'assessore regionale alle attività produttive Mauro Febbo. In effetti abbiamo una difficoltà con la proprietà in quanto non riusciamo ad avere certezze sulla produzione, sui dati e su una serie di situazioni. Mi auguro che le richieste che gli sono state fatte dal Ministero, perché a quelle della Regione purtroppo non ha mai dato seguito, dal Ministero porti a lavorare su un tavolo dove di solito magari poi ci sono anche altri interlocutori. Come detto, situazione diversa per Yokohama e Pilkington. Per lo stabilimento nipponico di Ortona ci sarebbe un compratore, un'azienda lombarda interessata a rilevare il sito produttivo, salvaguardando in toto o in parte le maestranze. Tra Giappone e Italia sono in corso le trattative mediate dalle istituzioni nazionali e regionali, trattative che implicano però una necessaria prudenza, ma sulle quali c'è un cauto ottimismo. Avremo ulteriori passaggi a livello ministeriale, mi sembra che ci siano buone possibilità di soluzioni. I contatti tra questa società con cui ho avuto rapporti, mi aveva chiesto di intercedere, sta andando avanti, sta chiedendo delle garanzie al Ministero, e mi sembra che insomma, nel giro di un po' di tempo la cosa possa essere risolta anche positivamente. A San Salvo invece sembra in via di soluzione la questione aiuti di Stato per la Pilkington, azienda che produce cristalli per l'automotive. Il settore dell'auto è in crisi anche a causa della pandemia in corso e l'azienda potrebbe spegnere il secondo altoforno. Siamo attivati da diverso tempo per capire come era possibile superare il famoso vincolo degli aiuti di Stato. Abbiamo trovato una soluzione e quindi credo che in settimana partirà la notifica, e quindi questa è una buona notizia, perché insomma chiaramente la Pilkington rappresenta una delle più grandi aziende che noi abbiamo in Abruzzo, fermo restando che nell'automotive c'è anche la Sevel, che però per la tipologia di veicolo che produce non dovrebbe rientrare in questa crisi.
Il nuovo gestore degli stalli a pagamento dovrà riassorbire 26 lavoratori della Tercop, è quello che assicura il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto agli operatori della storica cooperativa sociale. Forti dubbi però vengono espressi dal presidente Leo Iachini, che annuncia azioni forti. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. È un problema annoso di precariato, incancrenito da anni, quello della cooperativa Tercop di Teramo, che gestisce da oltre un ventennio gli stalli a pagamento nel centro storico della città. 647 per l'esattezza, con 26 operatori, tutti svantaggiati, che lavorano a tempo pieno con uno stipendio di 1000 euro mensili. La gara, indetta dall'amministrazione comunale per il prossimo affidamento, vedrà arrivare un nuovo gestore che potrebbe spazzare via molti dei dipendenti Tercop o ridurre loro pesantemente il salario. Una situazione buia per questi operatori, anche se il sindaco D'Alberto assicura per il futuro che i posti di lavoro saranno sempre e comunque garantiti. Rassicurazioni poco credibili per il presidente della cooperativa sociale Leo Iachini, che annuncia azioni forti. Il sindaco D'Alberto ovviamente fino a ieri anche su questo bando ponte assicurava che sarebbero stati salvaguardati i posti di lavoro. Poi ovviamente un conto sono le rassicurazioni, poi un conto sono i numeri, i ricavi, le cifre su quali poi bisogna pagare gli stipendi dei lavoratori. Con il numero degli stalli affidati e con i preventivi di introiti, sostanzialmente i 26 full time previsti dal sindaco e dai sindacati sono stati un sogno, una chimera che ovviamente non sarà realizzabile, anche perché un conto è rassicurare che tutti saranno verbalmente riassorbiti, poi negli atti ovviamente concreti tutto sarà basato sulla compatibilità con l'equilibrio economico finanziario. Cioè quello che avanzerà da spartire per gli stipendi alla fine andrà sugli stipendi, oltre a danno la beffa, quindi noi ovviamente, io personalmente come legale rappresentante della cooperativa sociale ho il dovere, ho avuto il dovere di tutelare, ovviamente di ripristinare la verità, e quindi abbiamo ovviamente inoltrato delle azioni a tutela dei nostri interessi e che renderemo pubblica anche nelle prossime ore, se non domani. Ad aggravare la situazione per Iachini c'è anche la proposta dell'assessore alla mobilità Maurizio Verna, che suggerisce di destinare parte degli stalli blu ai residenti ad una cifra simbolica di 30 euro l'anno, un'idea che al contrario piace tantissimo ai cittadini. Blitz nella mazzica del sottosegretario al Mise Giampaolo Manzella. Il rappresentante governativo ha fatto visita alle aziende del comprensorio del Fucino. Fari puntati sulla vertenza El Foundry e sul settore aerospaziale, nel quale il governo vuole investire attraverso l'utilizzo dei fondi europei del Recovery Fund. Vediamo il servizio. È una vertenza che tocca una realtà storica di questo territorio, al Mise la si sta seguendo da tempo e evidentemente anche i prossimi passaggi saranno seguiti con la stessa attenzione dal Ministero, perché si tratta di un'impresa che è ben chiaro è un patrimonio tecnologico di quest'area del Paese, ma direi del Paese nel suo complesso. Il sottosegretario al Ministero per lo sviluppo economico Giampaolo Manzella in visita al nucleo industriale di Avezzano. L'occasione è nata dall'incontro con le aziende del territorio. L'aerospazio è un settore che è un settore sempre più strategico a livello non solo italiano, ma direi a livello europeo, proprio un settore da quale dipende la sovranità tecnologica europea. Quindi è chiaro che il Next Generation EU deve vedere un investimento molto chiaro in questo settore, e io penso che noi dobbiamo insistere perché l'aerospazio abbia il ruolo che merita. Vede, noi nell'aerospazio abbiamo delle eccellenze anche qui di livello mondiale, perché 20-30 anni fa abbiamo investito su nuove tecnologie che ci hanno portato oggi ad avere questo ruolo. Ecco, noi dobbiamo essere in grado di capire quali sono le nuove tecnologie e investire su queste per avere fra 30 anni la stessa capacità di liderato che abbiamo oggi in alcuni segmenti. Quindi secondo me l'aerospazio deve diventare cruciale, e l'aerospazio, vede, è un'industria nazionale ma con i piedi ben piantati sui territori, e alcuni di questi piedi italiani sono piantati in Abruzzo.
Prospettiva nuova per il Bernabeu di Ortona, che riprende un profilo chiaro che lo qualifica come ospedale di base, da succursale di Chieti a nosocomio autonomo a tutti gli effetti. Questa è la proposta formulata dall'assessore regionale alla salute Nicoletta Verini nell'ambito del riordino della rete ospedaliera. È stata infatti conclusa l'istruttoria tecnica che ha verificato la sussistenza di tutti i presupposti sotto il profilo dei volumi di attività per ripristinare lo status di ospedale, abbandonando la condizione ibrida e a volte contraddittoria di stabilimento di Chieti. La notizia è stata resa nota dalla stessa Verini nel corso di una conferenza stampa che si è svolta questa mattina presso la sala convegni dell'ospedale. Le risultanze della nostra istruttoria, ha dichiarato l'assessore Verini, sono state condivise anche con il Ministero, che valuta positivamente le prestazioni rese dal Bernabeu e la fondatezza della nostra proposta. Essendo un vero ospedale, avrà un pronto soccorso che è tale a tutti gli effetti e le specialità che consentono di accogliere anche l'emergenza. La Fondazione Banco di Napoli investe nelle iniziative culturali nella nostra regione con due mostre allestite a Palazzo De Maio a Chieti, che segnano la riapertura degli spazi espositivi in Corso Marucino. Accanto alla cultura, la Fondazione è impegnata anche nella promozione di iniziative per il sociale in tutte le regioni del Sud Italia. Vediamo. Stamattina c'è stata la presentazione di questi eventi che si terranno a Palazzo De Maio. Parliamo di questa mostra Senza Confini, Donne da Oriente a Occidente, mostra che aprirà i battenti dopodomani. E dunque, passata l'emergenza sanitaria, Palazzo De Maio riapre a pieno titolo qui a Chieti. La Fondazione, subito dopo il lockdown, ha programmato la riapertura di Palazzo De Maio utilizzando gli strumenti che la cultura mette a nostra disposizione. Infatti a luglio e anche in alcuni giorni di agosto nel nostro teatro Giardino abbiamo ospitato e sponsorizzato tutti gli eventi della Chieti Classica, e ora è settembre, c'è la ripartenza delle scuole, c'è stata la ripartenza delle attività economico-lavorative, e quindi ci è sembrato giusto, sempre attraverso la cultura, rigenerare e riproporre il confronto, il dibattito e le idee, affinché possano sempre liberamente circolare anche in un momento in cui la socialità è gravemente lesa per il Covid. Questa mostra in particolare, Senza Confini, è il prosieguo naturale di una mission che si è data la Fondazione Banco di Napoli, costruttore di ponti. Costruttore di ponti nasce nel momento in cui incorporiamo come fondazione bancaria il 22 maggio dell'anno 2019 la ex fondazione Carichieti, che aveva avuto delle difficoltà successive al fallimento della Carichieti, appunto. E questo tendere la mano, questo collegare la Campania con l'Abruzzo, con il Molise, è voluto significare il sostegno a delle comunità che non potevano essere private della funzione soprattutto sociale che la Fondazione di Chieti ha rappresentato per tantissimi anni. Queste due mostre all'interno di questo ombrello, Senza Confini, il mondo femminile tra identità e diritti, una geisha di Yoko Yamamoto, una bravissima artista fotografa giapponese, l'altra una collettiva di 24 artisti provenienti da tutto il mondo, WOMAR, che è Woman for Peace and for Rights, all'interno dell'agenda della pace dell'ONU, sono l'unione di linguaggi differenti, un punto di vista differente sull'universo femminile. Binomio Fondazione Banco di Napoli Cultura, possiamo dire che si andrà avanti su questa strada? Io preferirei fare un binomio diverso. Anzitutto è Fondazione Banco di Napoli e sociale. La cultura è uno di quegli elementi che aiutano nel sociale. Noi spingiamo molto sulla cultura, come è giusto che sia per una fondazione bancaria, ma noi siamo presenti per iniziative di carattere sociale, lo abbiamo fatto durante il Covid, abbiamo raggiunto migliaia di famiglie in Abruzzo con aiuti alimentari e continuiamo a farlo per aiutare tutte quelle situazioni di disagio. Chieti diventerà un centro importante anche per iniziative rivolte al disagio derivante da disabilità. Il candidato sindaco di Chieti del PD, Diego Ferrara, e il capogruppo in consiglio regionale Silvio Paolucci oggi in conferenza stampa hanno polemizzato con governo cittadino e regionale sulla gestione della sanità in città prima e dopo l'emergenza. Vediamo.
Dottor Ferrara, lei oggi in conferenza stampa ha affrontato l'argomento sanità, lei è medico, nella vita di tutti i giorni svolge la professione medica, ha parlato di quello che è stato negli ultimi mesi, proprio soprattutto a Chieti, anche l'emergenza sanitaria. Senz'altro sì, io sono stato in prima linea come tutti i miei colleghi nei mesi del lockdown, patendo ritardi e incongruenze che potevano essere evitate nel caso ci fosse stata più velocità e più lungimiranza da parte degli organi competenti sanitari. L'elenco e le cahiers de doléances sarebbe lungo, cito quelle che ricordo più frequentemente: i ritardi nell'effettuazione dei tamponi, il ritardo nell'avere la risposta degli stessi, la mancanza di dispositivi di sicurezza, il problema dei farmaci a livello sperimentale che l'AIFA ci permetteva attraverso una delibera nazionale di poter utilizzare, e la ASL e la Regione invece facevano tutto il contrario. E attualmente il problema più serio, più importante, è quello che tutti i giorni i miei assistiti mi dicono e ne sono afflitti, e il ritardo con cui le visite specialistiche, i controlli ai pazienti cronici, il ritardo appunto con cui la ASL dà questi appuntamenti, per cui noi temiamo moltissimo per la salute dei nostri pazienti, che probabilmente nei mesi e negli anni che verranno potranno aggravarsi proprio per questi ritardi. Ma la destra è un disastro per Chieti. Hanno sottratto 30 milioni di euro per il nuovo ospedale che noi avevamo inserito, hanno fermato la gara e i lavori finanziati per l'UCCP a Chieti Alta nel vecchio presidio, hanno tagliato i fondi del master plan per quanto riguarda la funicolare e la bonifica a Chieti Scalo, o ancora abbiamo migliaia di prestazioni arretrate, 40.000 in tutta l'ASL, migliaia a Chieti, crollo delle prestazioni chirurgiche. Chi è l'autore di tutto questo? Sono le stesse persone che governano e rappresentano questa città da 30 anni. Si presentano in forma diversa, ma sempre del centrodestra sono, dall'attuale assessore regionale Mauro Febbo, al sindaco Uscende Di Primio, a Di Stefano, a tutti gli assessori, i consiglieri comunali che governano da decenni questa città. Diego Ferrara è l'unica vera alternativa. E terzo appuntamento questa sera alle ore 21 con l'appello del candidato, la trasmissione che la nostra redazione sta dedicando ai candidati sindaco nella città di Chieti. Ospite di Alfredo Primante, nello studio allestito a Palazzo De Maio, Fabrizio Di Stefano, candidato della coalizione di centrodestra. La trasmissione andrà in replica anche domani alle ore 13. Ed ora lo sport. Ieri, con la presenza a Pescara del presidente federale Gravina e del CT della nazionale azzurra Mancini, si è parlato di diversi argomenti, anche della presenza, si spera nelle prossime settimane, ora sarà un po' più difficile, del pubblico negli stadi. Il servizio di Stefano Recanati. Piazza Salotto per una sera si è tinta del tricolore della nazionale italiana di calcio, arricchita dalla preziosa partecipazione, a meno di 24 ore dalla convincente vittoria di Amsterdam contro l'Olanda, del commissario tecnico Roberto Mancini e del presidente della FIGC Gabriele Gravina. Prima di salire sul palco davanti ad una piazza della rinascita gremita ma educata e rispettosa per via delle norme anticontagio, Mancini ha elogiato i tre ex calciatori del Pescara, Marco Verratti, Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, punte di diamante di una nazionale che si candida ad essere protagonista ai prossimi europei del 2021. Sì, beh, insomma, credo che abbiano lasciato dei buoni ricordi a Pescara, visto che hanno vinto un campionato, quindi insomma ci fa felice anche questo. Brutto, molto brutto. Grazie a tutti. Questione stadi chiusi ai tifosi fino al 7 ottobre prossimo, e sul successo a seguito del ritiro del Napoli Calcio in Abruzzo sono stati temi affrontati dal presidente della Federazione Gioco Calcio Gabriele Gravina. No, noi ci pensiamo, ci lavoriamo da tempo, ma non dipende da noi. C'è un comitato tecnico scientifico, ci sono delle responsabilità in capo al governo, quindi noi ci rimettiamo a quelle che saranno le loro decisioni. Certo, noi continuiamo a lavorare, a presentare protocolli, a presentare progetti e soprattutto a dare garanzia di integrità legata
legata alla tutela della salute. Ma oggi abbiamo soltanto una certezza, lavoriamo sulle certezze. La certezza è che il campionato parte il 19 di settembre, poi successivamente faremo una serie di riflessioni nel caso in cui l'evoluzione di questa pandemia dovesse essere negativa sotto tutti i punti di vista. Oggi non mi sembra che ci siano queste condizioni. Secondo me il contratto mi pare che sia un contratto chiaro, un contratto di 6 anni, quindi sarà ripetuto. La cosa straordinaria è che si ritrova un'idea progettuale, che è quella che il calcio ha una grande dimensione. Quando valorizzi la dimensione sociale, quando il calcio lo utilizzi non solo per la sua dimensione economica, ma soprattutto come grande veicolo di sviluppo di un territorio, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Parliamo di Serie B, è in corso l'estrazione del calendario per la stagione 2020-2021, possono partire le immagini. In questo momento è stata sorteggiata la prima giornata di campionato, il Pescara esordirà allo stadio Adriatico Cornacchia contro il Chievo Verona. Abbiamo visto in precedenza per un attimo, ecco qui la prima giornata, si può vedere alle spalle dei presentatori Pescara-Chievo Verona. Questa sarà la prima giornata di campionato, l'incontro va calendarizzato. Diciamo che la data base è il 26 di settembre, potrebbe essere però l'anticipo del 25, potrebbe giocarsi di domenica e dunque il 27, però prima giornata di campionato appena sorteggiata a Pisa nella splendida location di Piazza dei Miracoli, Pescara-Chievo-Verona, proprio quel Chievo con cui il Pescara chiuse lo scorso anno la stagione regolare con quella sconfitta all'ultimo minuto per 1-0 che di fatto condannò i biancazzurri ai play-out. Allora si giocò allo stadio Marcantonio Bentegodi, in questo caso si giocherà allo stadio Adriatico Cornacchia, Pescara Chievo. L'ultimo precedente casalingo fu uno 0-0 maturato alla fine del mese di dicembre, lo scorso mese di dicembre. Dunque questa è la prima giornata di campionato, possiamo restare un attimo in sovrimpressione, se possiamo diamo lettura dell'intera prima giornata di campionato. Vedete Brescia Ascoli, poi Cosenza Ok, abbiamo perso per un attimo Cremonese Cittadella, Frosinone Empoli, Lecce Pordenone, Monza Spal, poi Reggiana Pisa, Salernitana Regina e Venezia Vicenza, oltre che come detto Pescara Chievo Verona. Tra pochissimo saranno sorteggiate anche le prossime giornate di campionato, a partire ovviamente dalla seconda. Possiamo rientrare ora Serie C dopo 2 giorni di riposo. Oggi è tornato al lavoro il Teramo, che ha effettuato anche il 5° ciclo di tamponi, risultati negativi, annullato il test amichevole con la San Benedettese che era stato fissato per sabato prossimo. Il portiere Mattia Valentini invece ha riportato una distrazione muscolare di primo grado all'adduttore destro, quanto risulta dalla ecografia effettuata nel pomeriggio. Le condizioni del portiere, che ha già cominciato le terapie del caso, verranno quotidianamente monitorate. Domani pomeriggio invece alle 15:30 conferenza stampa del presidente Franco Iachini per illustrare la campagna di sostegno al club da parte dei tifosi. E scendiamo ora in Serie D, presentato questa mattina il nuovo direttore generale del Castelnuovo, Emilio Capaldi, che rinforza una compagine societaria ambiziosa e che si affaccia per la prima volta nel campionato di Serie D. Jacopo Porcella. Direttore, innanzitutto è un piacere ritrovarla a distanza di un po' di tempo in una nuova avventura a Castelnuovo, non molto lontano da Teramo. Gruppo, lavoro di squadra, impegno, lavoro, ecco, questi sono stati i fili conduttori della sua conferenza stampa, si ritrova un po'? Sì, sono quello che entro a Castelnuovo con tanto entusiasmo ma in punta di piedi, non voglio fare il professore a nessuno, ho dei collaboratori veramente capaci che hanno questo marcato senso di appartenenza che io tra virgolette sfrutterò per fare sempre qualcosa di più e meglio, e quindi a prescindere dalla categoria, ripeto, come vi ho detto con il dottor Franchi che è responsabile sanitario, Parnanzone nella segreteria, e quindi ecco, diciamo che abbiamo aumentato un po' il gap di struttura societaria, e questo a me va bene perché ho dei collaboratori competenti, capaci, ma soprattutto che stanno
24 ore su 24 a disposizione. Castelnuovo appena promosso in Serie D, però società molto ambiziosa, lei passa, insomma, sembra che lì vada a cercare presidenti o patron ambiziosi che vogliono sempre comunque il massimo del risultato. Il risultato massimo invece di questa stagione che si apre nel Castelnuovo quale potrebbe essere secondo il direttore generale? Ma è chiaro che è una società neopromossa. Quindi sappiamo le difficoltà, l'approccio alla nuova categoria non sarà facile, però ecco la linea guida della società è questa, di avere una squadra abbastanza giovane, che il meno giovane deve essere da chioccia agli altri, insegnargli qualcosa. E noi come società saremo a completa disposizione, laddove vedremo che c'è bisogno di qualcosa sicuramente la società non si tirerà indietro, però ecco, cercare di fare un buon campionato come primo anno, fare esperienza e vedere che cosa poi nel futuro ci può riservare. Sarà un campionato facile non tanto dal punto di vista calcistico quanto dal punto di vista sanitario, ci sarà l'ampliamento della struttura di Castelnuovo, però è evidente che si attende ancora di sapere se e quante persone potranno vedere le partite del Castelnuovo 2020-2021. Sì, noi quotidianamente abbiamo rapporti con la Lega e quindi appena noi sapremo qualcosa di più ci comporteremo di conseguenza. È chiaro che a livello generale, anche con la partecipazione soprattutto del Comune di Castellalto, con il Sindaco, si è messo a disposizione per ampliare i posti disponibili e poi appena sapremo chi e come e quando, però ecco, ci stiamo già attivando per ampliare la capienza dello stadio e poi valuteremo. Ne faccio l'ultimissima per strapparle un sorriso: il Teramo è una sola categoria di differenza. No, io al Teramo ce l'ho nel cuore, sono un teramano di adozione. Però un derby. Quindi speriamo il derby di farlo con le amichevoli. Questo è un augurio per noi, ma se loro nei prossimi 2 o 3 anni ambissero e arrivassero a categoria superiore, sarei il primo a esserne contento. È tutto per questa edizione del TG6, tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossima edizione del nostro notiziario alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.